Grazie al progetto culturale Poietica, arriva a Campobasso nel tardo pomeriggio Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi del mondo, al Teatro Savoia di Campobasso, una Alexio Magistralis. Il progetto Poietica, organizzato dalla Fondazione Molise Cultura con l'apporto fondamentale delle istituzioni regionali, propone oggi dal Teatro Savoia di Campobasso un appuntamento davvero significativo, quello con uno dei più importanti e famosi fotografi del mondo, Steve McCurry, che terrà una Lectio Magistralis. Ne parliamo con Valentino Campo, il direttore artistico di Poietica. Bisogna uscire dal provincialismo. Noi è un piccolo iniziale tentativo per far diventare non soltanto Poietica, ma l'intera regione Molise, per mettere al centro dell'attenzione nazionale. Sì. La scelta è precisa, coinvolgere autori che provengono, intellettuali, autori, scrittori, poeti. Abbiamo McCurry per quanto riguarda la fotografia di livello internazionale, perché questo può essere un volano di sviluppo per il territorio. Un territorio che per tanti versi nel corso degli anni, per tanti motivi, è rimasto un po', diciamo, asfittico, quindi non si è cercato di andare oltre, e per tanti motivi, ce ne sono tantissimi motivi, e questo è un tentativo, credo, coraggioso, ma ribadisco, non è soltanto Poietica, ci sono anche altre iniziative sul territorio che secondo me andrebbero aiutate proprio in quest'ottica. Noi abbiamo iniziato il 16 di aprile con Tar Benjalun, poi abbiamo proseguito fino al 6 maggio Pupiavati, abbiamo avuto Goldin, poi abbiamo scelto di andare sul territorio proprio perché questo è il motivo, di andare sulla traccia della bellezza. Il tema è quello della bellezza, andare sulla traccia della bellezza nel Molise, nei nostri borghi che tracimano bellezza. Quindi siamo andati nella Valle del Trigno, siamo andati a Sepino, alle Pendici del Matese, siamo andati in Alto Molise, ad Agnone, siamo andati a Capracotta, siamo andati a Larino, e adesso lì dove eravamo partiti, come direbbe Eliot, inizio e principio alla fine finiscono per essere tutt'uno, dove abbiamo iniziato il principio e la fine, ma la fine può essere anche l'inizio, nel senso la bellezza poi è una continua ricerca, per cui noi abbiamo intitolato questo incontro La bellezza negli occhi. La bellezza, secondo noi, ha una proprietà transitiva, non deve rimanere negli occhi, lì a ristagnare, ma poi dobbiamo essere noi capaci di ritrasmetterla, di confrontarci.